Buongiorno a tutti, siamo qui dal campionato italiano di scacchi a squadre di Bratto, Hotel Milano Alpen Resort. Sono Matteo Zoldan, presidente di Chess Projects, direttore del torneo. Ho il piacere di avere oggi qui con me Alessio Vastecchi, 21 anni, uno degli alfieri della nuova generazione scacchistica italiana. E parleremo un po' con Alessio di che cosa significa giocare a scacchi al suo livello, delle sue ambizioni, dei suoi progetti, sia nel presente che nel futuro. Che cosa ci puoi dire, Alessio? Io ho 21 anni, sono iscritto all'università, quindi non faccio del tutto il professionista di scacchi, ma studio anche lingue. Ah. Le mie ambizioni negli scacchi sono abbastanza elevate, nel senso che gioco da tanto, sono maestro internazionale e ho intenzione di diventare grande maestro. È un obiettivo chiaramente non semplice da raggiungere, però la mia intenzione è quella di fare le tre norme il più velocemente possibile. Una volta raggiunto il titolo di grande maestro, magari fermarmi e dedicarmi anche ad altro. Ho capito. Nel senso che negli scacchi... La tua situazione, tu in questo momento sei maestro internazionale, sono, no? Sono maestro internazionale, ho 2430 circa di Elo. E mi piacerebbe diventare grande maestro perché mi darebbe alcune garanzie, nel senso giocare tornei sempre spesato con ingaggio, oppure vivere bene anche negli scacchi, oltre che... Certo. Beh, sarebbe comunque anche un primo punto di arrivo della carriera di scacchista, perché esatto, conseguiresti il massimo titolo disponibile in questo esatto, senso. Quello è il mio obiettivo negli scacchi. Ho capito. Tu sei di Bergamo, giusto? Io sono di Bergamo. Però mi dicevi che attualmente non risiedi più... Sì, attualmente vivo a Montebelluna, perché da questo gennaio, da pochi mesi, mi sono trasferito lì, dove ho più contatti nel mondo degli scacchi. Vivo anche vicino a Daniel Virni, studiamo spesso insieme. E vabbè, soprattutto mi piaceva fare un'esperienza nuova, vivere fuori casa, essere indipendente. Una specie di Erasmus scacchistico. Sì, esatto. È una mi cosa, trovo molto bene. È una cosa molto simpatica. E poi Montebelluna è piccolina, è più forse a misura. Sì, beh, sì, anche Bergamo non è grandissima. No, però è una città che mi piace, dove mi trovo bene. Certo. Conosco anche molte persone, quindi sono felice di essere lì. Senti, progetti adesso per i prossimi mesi, poi c'è un breve periodo, il tuo calendario che cosa indica in questo senso? È finito questo torneo, a fine maggio giocherò il tuo torneo in Puglia, a Gallipoli. L'Open del Salento. L'Open del Salento, esatto. E poi in giugno giocherò Forni di Sopra, organizzato dall'Accademia Internazionale. Sì, di Roberto Mogranzini. Esatto. Perciò Open del Salento, poi Forni di Sopra. Forni di Sopra e poi in estate sarò sempre impegnato a giocare. L'estate la dedicherò tutta agli scacchi, perché farò prima il delegato regionale ai campionati italiani under 16 a Courmayeur. No, ci vedremo Lombardia. Perché anch'io sarò, esatto, sarò lì come delegato degli istruttori, sempre per questa manifestazione che a livello giovanile è sicuramente la più importante, sì, dell'anno. Sì, sì, a me poi piace molto, anzi, vedere molti ragazzi crescere, aiutarli, certo, raccontargli la mia esperienza. Comunque io da quando ho 9 anni gioco, fagli da guida, under 16, quindi mi piace molto, diciamo, fare da esempio, fra virgolette, ai giovani che stanno crescendo, certo, a cui piacciono gli scacchi, perché è uno sport che... Mi ricordo che sei stato già presente l'anno scorso a, sì, Castalia. Sì, esatto. E cosa ne pensi, per esempio, della squadra lombarda di quest'anno? Ha delle possibilità per ambire a qualche posizione, sì, di prestigio? Io penso che soprattutto nei campionati giovanili non conti tanto l'ordine di partenza, ma conti come uno si sente in quel torneo. Io tante volte sono quasi sempre stato numero 2 o 3 del tabellone, ma non era chiaramente facile rispettare i pronostici, perché molti possono avere un elo molto basso, ma essendo giovani hanno, certo, tante potenzialità. Certo, è chiaro. Quindi poi sono in continua evoluzione. Esatto, no? L'importante è giocare bene quel torneo e tutti possono ambire a un buon risultato. Alcuni dei ragazzi, ti posso anticipare che alcuni dei ragazzi che parteciperanno ai campionati italiani giovanili, come per esempio Samuele Lunghi, saranno prima da noi, sì, al campus Scacchi Sport e Natura, che si svolgerà proprio qui a Bratto, presso l'Hotel Milano e presso l'Hotel Sole. E noi cercheremo di fare durante questa settimana, queste 2 settimane di campus, a seconda della scelta del singolo ragazzo, un lavoro di preparazione che possa facilitarli poi a partecipare con successo alla manifestazione. Certo, anche io per esempio a Bergamo farò qualche corso, qualche lezione in preparazione, ottimo, dei campionati italiani, così i ragazzi arrivano
preparati e carichi. Sappiamo che comunque altri ragazzi saranno con Marta Consalvi, sì, a un altro campo estivo che viene organizzato tutti gli anni a Celerina, esatto, che è sempre, sicuramente un appuntamento storico, anche quello, sì, della preparazione degli scacchisti lombardi. Sì, 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 io sono stato, anzi sono quello che ha più partecipazioni di tutti a Celerina, sono stato 7 anni lì, quindi conosco bene. Torniamo invece a questa manifestazione. Tu sei qui perché giochi in una squadra. Io sì, gioco nella squadra Obiettivo Risarcimento di Padova. Campione d'Italia perciò dell'anno scorso. Campione d'Italia dell'anno scorso, esatto. E parte col numero uno di tabellone, ma chiaramente molte sono le squadre forti, ogni incontro è difficile. Certo, tutte poi le squadre sette turni lottare, non sono molti. Sette turni sono pochi, basta appunto una sbavatura che si rischia di compromettere tutto il campionato. Io, certo, stesso al primo turno ho perso con Alessandro Bove e quindi la squadra ha pareggiato 2-2, certo, contro Palermo. Ma su quattro scacchiere soprattutto può succedere qualsiasi cosa, nel senso che basta una sconfitta per compromettere poi l'esito dell'incontro. Chiaro. Perciò Padova ha avuto, lo sappiamo perché abbiamo seguito ieri la diretta, ha avuto un inizio un po' difficile pareggiando 2-2 con Palermo. Dvirny ha rischiato parecchio con Contin, perciò forse molto, le cose potevano andare, anzi, sì, anche peggio. Alla fine dell'incontro ci siamo anche detti che forse ci siamo salvati, perché, certo, la posizione di Daniel non era per niente facile. E anche in prima penso che Kiri stesse un po' soffrendo e io avevo una posizione molto complicata che poi ho perso, ma non si era messo bene l'incontro, diciamo. No, anche se tu hai avuto vari capovolgimenti. Sì, la mia ha avuto vari capovolgimenti, penso che dopo l'apertura stessi leggermente meglio, la mia posizione mi piaceva, poi con lo zaino a reciproco lui è andato in vantaggio, anzi ha mancato forse le occasioni per vincere più facilmente. Mm-hmm. E siamo entrati in quel finale con donna e tre pedoni contro torre e due pezzi, che forse era difendibile, io, ma non era facile, no, avevamo molto poco tempo entrambi, penso che stessi peggio, ma forse una difesa migliore di quella che ho giocato c'era. Senti, e ultima domanda, che cosa suggeriresti tu a un giovane che vuole compiere il tuo stesso percorso, cioè che, diciamo, un giovane che è intorno alla prima seconda nazionale e che ha delle ambizioni di arrivare per esempio al titolo di maestro FIDE, maestro internazionale, magari in un futuro ti auguriamo di grande maestro? Beh, lo studio è sicuramente la cosa più importante, l'allenarsi nel calcolo, lo studiare i finali, secondo me è anche molto più importante che studiare le aperture, perché in apertura tante volte si può ottenere una posizione giocabile e conoscere mosse a memoria, diciamo, non aiuta tanto a migliorare il proprio gioco. E consiglio anche di avere un allenatore esperto, perché chiaramente con la guida di un forte giocatore si può migliorare molto. Da soli è sempre molto difficile, tante volte si perde anche la motivazione. Chiaro. Oppure non si ha l'energia necessaria per studiare, invece con una linea guida di un allenatore forte si può crescere molto più rapidamente, molto più facilmente. Ti ringrazio veramente Alessio, faccio un grande in bocca al lupo per la restante parte del torneo, ci rivedremo all'Open del Salento dove sarai fra i giocatori che ambiscono alla vittoria finale e sono sicuro che passeremo del buon tempo insieme. Grazie. A Gallipoli. Grazie, grazie ancora mille. E buona continuazione. Grazie. Arrivederci a tutti.